Buon pomeriggio, ben ritrovati. Primo appuntamento con il TG Oggi News. A Salerno tiene ancora banco la polemica relativa alla pubblicizzazione di una locandina che appunto riguarda un evento gay, un gay party, vicenda sulla quale è intervenuto dopo le polemiche già registrate nella giornata di ieri anche il primo cittadino, il sindaco Vincenzo Napoli. Trovo la locandina di pessimo gusto e inutilmente offensiva, ha dichiarato questa mattina il sindaco. Vediamo. Il problema non è l'omosessualità, ci mancherebbe, ma è l'ostentazione della stessa, quasi una prevaricazione nei confronti degli altri. Non sono diversi gli omosessuali, ma non lo sono neanche gli eterosessuali. E sarebbe il caso di puntualizzarlo al fine di evitare speculazioni. Il dibattito apertosi in questi giorni a Salerno non riguarda allora l'organizzazione di un gay party, quanto il modo in cui questo è stato pubblicizzato. Ed allora, anche in questo caso, meglio chiarire il concetto. La locandina ideata, confezionata e affissa è di pessimo gusto. Ebbene ha fatto questa mattina il laico Enzo Napoli, sindaco di Salerno, dopo gli interventi registrati in queste ore, a chiarire il proprio punto di vista, a renderlo noto. Sono laico, non ho nulla contro i gay, ma la locandina in questione l'ho trovata di pessimo gusto e inutilmente offensiva. Mi sembra naturale, aggiunge il primo cittadino, che abbia potuto offendere la sensibilità di quanti credono e non solo. Il periodo pasquale prosegue Napoli, è un momento cospicuo, ricco di simboli e significati, che viene avvertito oggi come oggi in un modo ancora più sentito, viste le tragedie globali, le persecuzioni e le stragi dei cristiani, non ultima quella delle chiese copte in Egitto. Ho chiaro e forte nella mia mente il ricordo del film Il Vangelo secondo Matteo di Pierpaolo Pasolini, dice ancora Enzo Napoli, in cui la solenne voce recitante di Enrico Maria Salerno pronunciava le parole forti sia in senso letterario che di densità di valori del Vangelo, la tragedia di un uomo che si dona interamente per la salvezza degli altri in una speranza di risurrezione. Ebbene, aggiunge e conclude Napoli, sono temi alti che rendono ancora più sconcertante e censurabile la scelta della locandina fatta per promuovere una serata. L'intervento di Enzo Napoli è giunto a margine, come dicevamo, di una conferenza stampa che ha trattato un tema importante per la città di Salerno, quello relativo al decoro urbano della comunità, della stessa città. E la vicenda in questione di certo non ha fatto onore al decoro della città di Salerno e dei salernitani, tutti indistintamente. C'è la necessità che la coscienza del bene comune divenga sempre più pervasiva. A Salerno, per la verità, abbiamo una tenuta alta di tutto questo, c'è stata qualche caduta ascrivibile all'addissennato comportamento di qualche incivile che, voglio dire, l'azione di qualche incivile imbratta un'immagine generale. Noi faremo in modo che gli incivili vengono ricondotti a ragione con un'azione pervasiva di convincimento e, laddove necessario, anche con l'asprezza e la durezza della sanzione amministrativa. L'aspetto repressivo deve essere l'ultima ratio, l'estrema ratio di un ragionamento generale che milita per il senso di civiltà che deve interessare la città nel suo complesso. Io sono certo che ciascuno di noi possa divenire un apostolo, siamo in periodo pasquale, un apostolo di civiltà, tentando di sgominare e di ricondurre a ragione quanti invece hanno comportamenti anarchici, censurabili e sgradevoli. Credo che questo sarà uno scopo che noi perseguiremo con tutte le nostre forze, nelle parrocchie, nei condomini, nelle scuole, dappertutto. Faremo valere questo ragionamento e tenteremo di riprendere rapidamente quota per quanto riguarda questi aspetti. Ma alcuni concittadini hanno un atteggiamento che io definisco anarchico, ritenendo di poter avere un franco di comportamenti all'interno di una città che invece svolge una funzione di civiltà, si comporta in un modo assolutamente degno di questo nome. Questi qua noi li convinceremo con le buone o con le cattive, insomma tenteremo di fare un'azione a tutto tondo. Dichiarazioni del primo cittadino Enzo Napoli relative alla campagna di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata che ha vissuto questa mattina come
dicevamo nel servizio di testa, parlando di decoro, decoro a 360 gradi, ben si intende, diciamo, ho vissuto questa mattina un momento importante con una conferenza stampa che ha fatto appunto chiarezza su quelli che saranno i futuri intendimenti del comune capoluogo per sensibilizzare ulteriormente la comunità e la collettività salernitana per una più attenta e capillare raccolta differenziata dei rifiuti. Vediamo il servizio. Se da un lato ci sono ancora alcuni incivili che continuano a sporcare la città, dall'altro c'è l'azione determinata dal Comune di Salerno di avviare una battaglia civile per una città che deve fare la differenza. Dopo i lusinghieri, i risultati raggiunti negli anni passati per la raccolta differenziata, ma con punti al ribasso negli ultimi tempi, c'è la necessità di fare un salto di qualità. Parte da questi presupposti la campagna di sensibilizzazione che l'amministrazione comunale di Salerno ha promosso per incentivare alla raccolta differenziata sul territorio comunale. Stamattina Palazzo di Città, il sindaco Vincenzo Napoli, l'assessore comunale all'ambiente e allo sport Angelo Caramanno, insieme al provveditore agli studi Renato Pagliare e alla presidentessa del Circolo di Salerno Lega Ambiente Orizzonti Elisa Macciocchi, sono stati illustrati tutti i dettagli dell'iniziativa che prende il via domani e che coinvolgerà tutta la cittadinanza. Un'azione che si rivolge a tutti gli attori sociali della città di Salerno, alle scuole, alle parrocchie, ai condomini, alle associazioni e ai cittadini. Una rispolverata, è il caso di dire, per rispiegare come funziona la raccolta di differenziata, per far sì che la città, che è il nostro bene comune, continui ad avere i parametri di civiltà e splendore che ha avuto e che continua ad avere tuttora, ha rimarcato l'assessore Caramanno. Non è ammissibile che una sparuta minoranza di maleducati e trasgressori deturpi l'immagine di un'intera città. La pulizia di Salerno è un bene di tutti ed ancor più con uomini e telecamere di videosorveglianza sarà garantita la repressione affinché prevalga il senso civico. Che ormai siamo a un crocevia decisivo, determinante. Ormai, come dire, siamo noi contro noi, questa è la verità, è la parte buona della città che in questo momento deve scendere in campo per sciogliere quella resistenza che si è radicata in un nucleo di imbecilli che continua a sporcare la città, continua a non rispettare la differenziata, continua a fare le discariche in maniera folle. Voglio dire, ieri pomeriggio siamo stati a fare una passeggiata al sindaco nella zona di Mercatello, per esempio, abbiamo visto davanti alla Giovanni XXIII dei rifiuti abbandonati vicino alla campana che solo un imbecille proprio a quattro zampe potrebbe lasciare. È una storia della quale non se ne può più e per questo abbiamo inteso lavorare su tutti, responsabilizzando tutti e coinvolgendo tutti e dicendo che è la verità, che è una battaglia di tutti quanti, che con la politica non ha nulla a che fare. Qua non bisogna mettersi medaglie in petto, non ce n'è bisogno. Si fa appello al senso di responsabilità dei cittadini, in che modo invece il Comune con la repressione aumenteranno le multe, ci saranno maggiori controlli, più uomini di polizia in strada? Più volontariato anche, oggi abbiamo visto c'è una bella partecipazione anche di guardie ambientali, guardie rurali, cose di questo genere, sotto questo punto di vista il volontariato sta aumentando, devo dire la verità. Per la Polizia Municipale ci stiamo dando da fare con la Comandante Cantarella per verificare una serie di attività repressive che ha tappeto, ma c'è il nucleo del Tenente Novella che fa moltissimo, ma poi voglio dire c'è un problema anche che riguarda da una parte il furto dei cartoni, con il quale pure stiamo combattendo, rispetto al quale dobbiamo fare anche i conti con i provvedimenti della magistratura, poi c'è un problema che riguarda le discariche, insomma stiamo facendo veramente tutto, ma il problema è che bisogna isolare questi personaggi, la battaglia è tutta quanta là, perché io credo che se riusciamo, invertendo l'ordine degli addendi, partendo da dentro, dal cuore del problema, quindi partendo dalle scuole, dalle parrocchie, dalle associazioni, dove a volte anche i bambini possono educare i genitori possono educare casomai il vicino di casa, ce la possiamo fare. Tra l'altro, voglio dire, c'è questa coincidenza, come dire, amministrativa della unificazione delle competenze del verde pubblico e dell'igiene urbana. Non più sotto lo stesso assessore soltanto, ma anche sotto lo stesso dirigente. Questo facilita enormemente il compito, perché oggi abbiamo la possibilità di monitorare in maniera diretta giardini e città. E infatti anche dal punto di vista dei giardini, da un po' a questa parte, non so se avete fatto caso, stiamo intervenendo a tappeto dovunque con la pulizia degli alberi, delle piante, voglio dire, stiamo mettendo in campo tutto quello che abbiamo, ma a punto di vista delle energie fisiche e anche economiche, perché è il momento di fare il salto di qualità. Voglio dire, non ha senso fare opere storiche come possono essere la stazione marittima quando poi insomma, abbiamo la strada sporca, voglio dire, questo è un controsenso al quale non possiamo dare spazio.
La notizia di cronaca, una donna di 36 anni di Oliveto Citra si è tolta la vita impiccandosi ad un albero, l'hanno trovata i familiari alla base del folle gesto, una delusione amorosa, un rapporto sentimentale finito, dolore e rabbia nella comunità di Oliveto Citra. Nessuno immaginava che la donna potesse arrivare ad un simile gesto dopo aver interrotto la sua relazione amorosa. Sul luogo del ritrovamento avvenuto nel pomeriggio di ieri sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Eboli e di colleghi della stazione di Contursi Terme. I militari hanno anche provveduto ad ascoltare parenti e conoscenti, stanno ricostruendo gli ultimi momenti della vita della donna. Il corpo senza vita della 36enne è stato trasferito all'obitorio dell'ospedale San Francesco d'Assisi. Sul cadavere sarà eseguito un esame autoptico da parte del medico legale. La morte sarebbe avvenuta per soffocamento. Circa la presunta assenza di standard di sicurezza della pista del Costa d'Amalfi durante la stagione estiva per aerei da 100 passeggeri, paventata dopo l'interruzione del rapporto con il tour operator Travel Before, in ordine proprio a presunti problemi tecnici lamentati dalla compagnia rumena Aviro Air, la società di gestione dello scalo di Ponte Cagnano, presieduta dal dottor Ferraro, precisa che l'aereo utilizzato dalla compagnia rumena con capienza variabile da 100 a 112 passeggeri ha già operato all'aeroporto di Salerno in occasione della trasferta a Trapani dei tifosi della Salernitana, trasportando poi al rientro anche la formazione Granata, ed ancora che tale velivolo ha regolarmente operato presso lo scalo salernitano da giugno a settembre 2008 sotto l'egida della compagnia aerea Orion Air e nessuna osservazione è stata mai mossa alla funzionalità della pista del Costa d'Amalfi. Secondo la società di gestione non sussiste pertanto alcun problema tecnico relativo all'operatività di questa tipologia di aereo presso lo scalo salernitano già nelle attuali condizioni infrastrutturali. La società di gestione poi precisa che lo scalo è costantemente monitorato dall'ENAC ed è dotato di tutte le certificazioni necessarie all'operatività aeroportuale e poi che le procedure tecniche finalizzate alla rapida cantierizzazione delle opere di potenziamento infrastrutturale proseguono senza sosta e con il convinto sostegno dei principali soci istituzionali e l'inizio dei lavori di consolidamento e allungamento della pista restano fissati per il 2018. È uscita dal coma farmacologico la studentessa dell'Università degli Studi di Salerno che la scorsa settimana, ricorderete, è stata colpita da meningite. Il ceppo è da meningococco di tipo B. La ragazza originaria della provincia di Avellino è ancora ricoverata all'ospedale Cotugno di Napoli in prognosi riservata, ma fortunatamente non sarebbe più in pericolo di vita. Primo giorno di lavoro al Tribunale di Cera Inferiore del procuratore Antonio Centone, che ha voluto incontrare di persona colleghi e personale. Abbiamo pronto un servizio che vi mostreremo tra pochissimo. Intanto, a proposito di Nocera, segnaliamo una notizia di cronaca appena giunta in redazione. Il reparto dei Carabinieri del ROS in azione questa mattina a Pagani, dove nei confronti di un 35enne è stata disposta la sorveglianza speciale con l'obbligo di soggiorno nel suo comune di residenza per 3 anni, nonché la confisca con il sequestro preventivo di 2 auto, di 8.500 euro, di un libretto postale e di un orologio di pregio dal valore di 6.200 euro. Il provvedimento scaturisce dagli accertamenti patrimoniali delegati al ROS, al reparto speciale dei Carabinieri, da parte della Procura, nell'ambito di un'indagine in corso tra il 2012 ed il 2014 nei confronti dei componenti di un pericoloso gruppo criminale di rapinatori specializzato negli assalti armati ai furgoni portavalori. L'uomo è sospettato di aver fatto parte della banda che il 22 maggio del 2011 assaltò il portavalore degli incassi del Maximol, una rapina che fruttò un bottino di 40.000 euro. Agropoli si è fermata nel pomeriggio di ieri per i funerali di Marco Borrelli, il ventenne ucciso
con una coltellata alla gola giovedì scorso da un italo-tunisino di 25 anni, Mrabat Nezar. Vediamo il servizio. Dei motori delle moto, la sua grande passione e gli applausi degli amici hanno accolto il feretro di Marco Borrelli ieri pomeriggio presso la chiesa della Madonna delle Grazie. Qui sono stati celebrati i funerali del ventenne ucciso nella serata tra giovedì e venerdì per motivi passionali dall'italo-tunisino Mrabat Nezar. La chiesa della Madonna delle Grazie, la più grande della città, non è riuscita a contenere le tante persone accorse per rivolgere l'ultimo saluto al giovane e molti sono stati costretti a restare fuori. Al funerale c'erano amici o semplici conoscenti di Marco che hanno voluto stringersi al dolore del papà, della mamma e del fratello. A celebrare il rito funebre doveva essere Don Carlo Pisani, parroco della parrocchia di Contrada Moio. Ma quest'ultimo, affranto dal dolore, emozionato per la vicenda, ha deciso di lasciare l'altare a Don Bruno Lancuba. Quest'ultimo, durante la sua omelia, ha ricordato Marco rivolgendosi a lui come se fosse presente per il sorriso disarmante che, ha detto, accompagnerà il ricordo di chi lo conosceva. Infine, ha rivolto un messaggio ai presenti affinché questo omicidio sia da monito per tutti per far prevalere in futuro il bene. Alla fine delle esequie, la bara è stata portata in spalla dagli amici. Ad accoglierla fuori dalla chiesa, ancora tanti applausi e dei palloncini bianchi liberati in volo. Intanto l'omicida, Mrabat Nezar, resta rinchiuso presso il carcere di Vallo della Lucania. L'autopsia ha confermato la sua versione. Ad uccidere Marco è stato un fendente al collo che gli ha reciso la carotide. Il giovane, quindi, è morto dissanguato. E voltiamo pagina. Marcia di Pasqua del Partito Radicale per chiedere amnistia. Si terrà a Roma con partenza dal carcere di Regina Coeli per sfociare poi in Piazza San Pietro. Anche Salerno aderisce all'iniziativa con importanti adesioni. Questa mattina Donato Salzano, segretario dei Radicali di Salerno, ha tenuto una conferenza stampa per spiegare il motivo, il perché dell'adesione di Salerno alla marcia. Vediamo. Quinta marcia di Pasqua per l'amnistia, l'indulto, la giustizia e la libertà. Anche quest'anno a Roma, con partenza dal carcere di Regina Coeli per sfociare poi in Piazza San Pietro, si terrà la marcia organizzata dal Partito Radicale Da Nessuno Tocchi Caino. A distanza di circa 3 mesi dalla giornata del giubileo del carcerato, considerata la permanenza nello stato di necessità ed urgenza, i radicali scendono in piazza a marciare nel giorno di Pasqua affinché lo stato di diritto possa e debba prevalere nella vita pubblica del Paese, partendo proprio dalla sofferenza in cui versa la giustizia italiana. Questa nuova mobilitazione mira a ribadire la necessità di un'amnistia perché le nostre istituzioni fuoriescano dalla condizione criminale in cui si trovano rispetto alla nostra Costituzione, alla giurisdizione europea, ai diritti umani universalmente riconosciuti, alla coscienza civile del Paese. Così questa mattina, nel corso di una conferenza stampa, Donato Salzano, segretario dei Radicali di Salerno dell'Associazione Maurizio Provenza, si marcerà per ricordare che al 30 giugno 2016 i processi pendenti erano 3.800.000 nella giustizia civile e 3.230.000 in quella penale, per un totale di oltre 7 milioni di processi che affollano le scrivanie dei magistrati, ai quali vanno aggiunti circa 1 milione di procedimenti nei confronti di ignoti. È la marcia del sale, è la marcia che fanno i gandiani non violenti, questa è la quinta, da Regina Coeli a Piazza San Pietro, sotto le finestre di Papa Francesco, perché è lui che ha introdotto nel codice penale vaticano il reato di tortura, è lui che ha abolito l'ergastolo, cosa che non fanno in Italia, non ottemperando ai trattati internazionali sulla pelle delle persone. Per questo noi diciamo l'amnistia non è per i detenuti, non è per chi soffre nelle carceri o per chi soffre dell'irragionevole durata dei processi, pur ne avrebbero bisogno, ma l'amnistia è per la Repubblica,
che delinque come un criminale qualunque. Questo Stato canaglia, questa Repubblica che è da amnistiare. Voi partirete da Salerno, ma arriveranno un po' da tutta Italia? Sì, abbiamo tantissime adesioni da quello che Marco Pannella definiva la comunità penitenziaria, non solo chi è detenuto ma anche chi è detenente, cioè chi lavora nel carcere. Tante personalità, Manconi, che è il presidente della Commissione diritti umani, del mondo politico, ma penso anche del sociale, a Don Ciotti, che è sempre a fianco alla lotta non violenta del Partito Radicale, transnazionale e traspartitico. Si è concluso lo scorso 27 marzo l'iter per l'approvazione del progetto di fattibilità economica e finanziaria relativa al completamento della pala eventi di Cava dei Tirreni e dell'approvazione della variante urbanistica necessaria per riconvertire la struttura in un impianto polivalente dove svolgere attività sportive, ma anche spettacoli, attività teatrali, culturali e convegni di ogni genere. Soddisfatto per l'iter, la conclusione positiva dell'iter, il primo cittadino di Cava dei Tirreni, Vincenzo Servali. Vediamo il servizio. Si è conclusa lo scorso 27 marzo la conferenza dei servizi preordinata al raggiungimento dell'accordo di programma avente ad oggetto l'approvazione del progetto di fattibilità economica e finanziaria relativa al completamento del Pala 20 e dell'approvazione della variante urbanistica al piano regolatore generale necessaria per riconvertire la struttura in un impianto polivalente dove svolgere oltre alle attività sportive anche spettacoli, attività teatrali, culturali, convegni ed eventi di ogni genere. Il completamento dell'ex palazzetto dello sport, i cui lavori iniziarono nel 1989, sin dalla campagna elettorale è stato un mantra dell'amministrazione Servalli, che lo scorso dicembre ha avviato la cabina di regia approvata dalla Regione per la trasformazione della struttura in Pala 20, per un importo complessivo di 4.250.000 euro, da finanziare con i fondi Jessica nell'ambito del programma Più Europa, a cui si aggiungono altri 2.700.000 euro per il restyling dell'area esterna. Soddisfazione per la conclusione dell'iter che porterà in tempi brevi all'avvio di tutte le procedure per la gara d'appalto è stata espressa dal sindaco Vincenzo Servalli. Una grande notizia che ci consente di dire che di qui a poco potremo avere finalmente il bando per i lavori del Pala 20. È stato anche qui, siamo in Italia, non ce lo dimentichiamo, dove fare opere pubbliche è un'impresa. Abbiamo corso molto, voglio ringraziare di vero cuore il presidente della provincia di Salerno, l'amico Canfora, abbiamo avuto nella provincia un interlocutore attento alle esigenze della nostra città, l'accordo di programma è stato firmato dal sindaco di Cava e dal presidente della provincia alcuni giorni fa, il 13 sarà ratificato dal nostro consiglio comunale, dopodiché si può partire con il bando per trovare la ditta, l'impresa che deve fare i lavori. Si tratta di un progetto complesso perché noi trasformiamo quel Pala 20 in un luogo nel quale ci potrà essere teatro, musica, spettacoli, congressi, convegni e quindi abbiamo fatto un'operazione di trasformazione anche come destinazione e come contenuto attraverso una variante al piano regolatore generale del nostro comune. E sono molto contento perché, come dire, stiamo facendo passi rapidi per realizzare questo obiettivo e togliere quel monumento alle incompiutezze e alle negligenze della nostra città. Ci fermiamo, pochi istanti di pausa, alcuni comunicati commerciali, a tra poco per continuare a sfogliare insieme il nostro quotidiano. Riconosciuto come il più famoso e frequentato d'Europa, il mercato europeo fa tappa anche a Salerno. L'edizione dello scorso anno ha visto la partecipazione di 18 paesi, alcuni dei quali presenti per la prima volta, come Slovenia, Repubblica Ceca, Grecia e Lituania. Per questa sosta in programma da domani sul lungomare Marconi troveremo anche Brasile e Argentina. Vediamo.
seconda tappa del Sud Italia a Salerno per il mercato europeo che si svolgerà dal 14 al 17 aprile sul lungomare Marconi. L'evento è stato organizzato dalla Confesercenti Provinciale di Salerno in collaborazione con l'Associazione Nazionale Commercio su Aree Pubbliche e con l'Assessorato del Commercio del Comune di Salerno guidato da Dario Loffredo. La prima edizione della Rassegna Europea del Commercio su Area Pubblica ha spiegato questa mattina nel corso della conferenza stampa di presentazione il direttore regionale della Confesercenti Campania Pasquale Giglio, si è tenuta a Firenze in piazza Santa Croce nel lontano 1996. Dopo essere stato ospitato in molte grandi città italiane, arriva per la prima volta anche a Salerno. Il mercato europeo ha l'obiettivo di proporre un'offerta qualitativamente elevata ed originale delle tipicità artigianali, alimentari e gastronomiche dei vari paesi del nostro continente, oltre che ovviamente delle varie regioni italiane. Che la seconda tappa, perché la prima tappa che è stata scelta è in Napoli, però sicuramente sarà dopo Salerno. Bellissimo per due cose: prima perché è stata scelta come tra le città selezionate che avevano avanzato la proposta, e dopodiché vanno in un luogo dove noi ci scommettiamo tanto, che è il lungomare Marconi. Quindi questa passeggiata bellissima vicino al mare da domani fino al 17. Quindi stand da tutta Europa dove porteranno le caratteristiche di ogni città e, voglio dire, non solo food, ma saranno dal tessile, dall'oggettistica e tutta la tradizione. Insomma, noi ci avviamo verso quel percorso che un anno fa avevamo detto, quello di creare in ogni rione, per ogni famiglia, per ogni attività commerciale una Salerno policentrica, quello di dare la possibilità di scendere senza prendere la macchina, andare vicino casa e godersi una bella città in un mercato a respiro europeo. Non un mercato etnico, il caso di dire, considerando la location, ma un mercato europeo dove si ritroverà un po' il mondo. Si ritroverà il mondo e più in là poi ritroveremo anche il mercato etnico. Guardi, dobbiamo entrare in questa mentalità che non può essere in una città come tutte le altre città solo il centro della città, ma ci si devono creare vari centri, e sono convinto che questa iniziativa in quella zona andrà benissimo con migliaia e migliaia di presenze. Ora diamo uno sguardo alla nostra pagina degli appuntamenti. Va bene, ora ti darò un bacetto, ma non farti illusioni. Al Cinema Teatro San Demetrio di Via Dalmazzi a Salerno quest'oggi è in programma il film Moglie e Marito, tra gli spettacoli alle ore 17, alle 19.30 e alle 22. Ingresso intero 7 euro, ridotto 6 euro. Per informazioni 089 22 04 89 www.cineteatrosandemetrio.it. Andiamo, ti divertirai, te lo prometto. È tempo di notizie meteo, la pubblicità e poi la pagina dello sport. In collaborazione con Tecno Piscine, tecnologia all'avanguardia e alta qualità dei materiali. Progettiamo e costruiamo piscine con cura artigianale, pubbliche e private, prefabbricate, interrate o fuori terra. Inoltre sistemi di filtrazione e idromassaggi, manutenzione, trattamento acque e impermeabilizzazione. A Salerno. Nel pomeriggio, sulle coste, parzialmente nuvoloso con schiarite prevalenti. In montagna, soleggiato, ma con poche nubi sparse. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, parzialmente nuvoloso con schiarite prevalenti. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo con cieli quasi sereni. In montagna, soleggiato, ma con poche nubi sparse. Previsioni del tempo, fornite da 3B Meteo. Siamo alla pagina dello sport. Contro il Latina sarà turnover. Bollini pensa ad un cambio per reparto in attacco. Si valuta anche di far rifiatare Coda, ma intanto si prova un tridente composto da Rosina, lo stesso Coda e Sprocati. Novità anche a centrocampo e in difesa. Vediamo.
Un dubbio per reparto, almeno due cambi rispetto all'11 di Terni, ancora una volta a tenere banco e principalmente il reparto avanzato, stavolta però per abbondanza di scelte. Al momento infatti, numericamente parlando, l'attacco ha più frecce nel suo arco. Contro il Latina Bollini cambierà ancora, partiamo dalla fine. Stamane la Salernitana si è allenata alla Rechi, Massimo Coda ha lavorato in palestra insieme al recuperato Schiavi e con altri elementi del gruppo. Il capocannoniere della squadra potrebbe anche tirare il fiato contro la Cenerentola del torneo cadetto. Coda infatti non ha mai staccato la spina, fatta eccezione per la squalifica scontata nel derby con l'Avellino la vigilia di Natale e per la discutibile scelta tecnica dell'allora allenatore Sannino al Manuzzi di Cesena. Il numero 9 granata è il più presente di tutti quest'anno, 35 partite su 37 giocate dalla Salernitana. Bollini continua a valutare l'opportunità di concedergli un turno di meritato riposo. Al suo posto il principale candidato sarebbe Alfredo Donnarumma, che comunque scalpita per una maglia da titolare, eventualmente come seconda punta o come esterno del tridente. L'ex Teramo ha smaltito i postumi del problema all'Anche e si candida per una maglia da titolare. Stesso discorso anche per Alessandro Rosina, che a Terni è partito nuovamente dalla panchina a voler tirare le somme. Insomma, tutti gli elementi del pacchetto avanzato sono in ballottaggio per un posto nell'11 base. L'impressione però è che Bollini stia pensando ad un turnover di reparto stavolta, anche se dalle indicazioni di stamani filtra di un possibile tridente composto da Rosina, Coda e Sprocati. A centrocampo invece i giochi sono praticamente fatti, complice la squalifica di Minale e l'infortunio di lungo corso di Buselato. Ci sono 4 uomini per 3 maglie. Ronaldo torna in cabina di regia, Ogerra gira da mezzala destra con Zito, che deve guardarsi le spalle dalla concorrenza di Della Rocca per il ruolo di mezzo sinistro. L'ex Perugia ha scalzato posizioni nelle gerarchie di Bollini e potrebbe anche spuntarla. Il trainer granata potrebbe anche valutare un cambio in difesa, Bittante scalpita, Perico in affanno e potrebbe esserci una staffetta tra i due sulla corsia di destra del pacchetto arretrato. Per il resto tutto inalterato, con Gomis a guardia dei pali, Tui e Bernardini al centro e Vitale dalla parte opposta. Lunedì la Salernitana non ha alternative, deve fare bottino pieno contro la Cenerentola del torneo per continuare a tenere accesa la fiammella della speranza chiamata playoff. La Lega di B ha eletto lo stadio Arechi a teatro delle feste. La Salernitana infatti giocherà le prossime 3 partite nelle prossime 3 feste comandate. Si comincia lunedì a Pasquetta con il Latina, poi contro il Bari il 25 aprile, giorno della liberazione, e infine contro il Frosinone in notturna il 1 maggio. Vediamo. Salernitana abbonata alle feste comandate. La Lega di B ha comunicato le prossime date degli anticipi e dei posticipi del campionato cadetto e le novità riguardano, manco a dirlo ancora una volta, il club granata. Ebbene sì, perché la sfida tra Salernitana e Frosinone in programma alla Rechi è stata posticipata al prossimo 1 maggio alle 20:30, il giorno della festa del lavoro, tanto per intenderci. Ma tant'è, numeri alla mano, la Salernitana e i suoi tifosi saranno impegnati in tutte le feste comandate, in campo e sugli spalti, gli uni al fianco dell'altra, con l'obiettivo naturale di conquistare o almeno provarci un posto al sole. Si comincia lunedì prossimo con il Latina, autentico fanalino di coda del torneo, il giorno di Pasquetta insomma. Il lunedì in Albis alle 15 in punto i granata sfideranno in casa la formazione di Vivarini in un insolito pomeriggio normalmente passato su altri prati verdi. Come se non bastasse, poi c'è la festa della liberazione cerchiata in rosso per gli innamorati del Cavalluccio. Il 25 aprile infatti i granata, successivamente alla trasferta di Vercelli del 22, se la vedranno con il Bari alla Rechi in un launch match fissato alle 12:30. Neanche il tempo di rifiatare che si torna in campo proprio in occasione della festa dei lavoratori, così giusto per non farsi mancare davvero nulla. Il 1 maggio in notturna alle 20:30 la truppa di Bollini ospiterà la corazzata Frosinone nel posticipo della 39esima giornata del campionato cadetto, la 18esima di ritorno. La Salernitana, come detto, sarà impegnata in tutte le feste comandate, come comanda il torneo cadetto. E meno male che in tutte e 3 le circostanze si tratta sempre di partite casalinghe. La Rechi, insomma, sarà sempre aperto per le feste, con l'augurio che il principe degli stadi porti bene ai granata. Dopo aver partecipato a tutte le feste, la Salernitana potrà tornare tranquillamente alla normalità in occasione del rush finale. Sabato 6 maggio, infatti, alle 15 i granata saranno di scena al Cabassi di Carpi contro l'11 di Fabrizio Castori. La settimana successiva
decisiva invece sarà la volta del derbissimo con l'Avellino nel Principe degli Stadi, con l'osservatorio per le manifestazioni sportive che ha disposto il mantenimento dell'orario diurno per questioni di ordine pubblico, mentre il 19 maggio si chiuderà la regular season a Renato Curi di Perugia. Allora ci fermiamo, pochi istanti di pausa, alcuni comunicati commerciali, a tra poco. Nell'uovo di Pasqua il regalo più bello, a cavallo della Settimana Santa la Paganese prova a diventare ancora più grande, la formazione di Grassadoglia in piena corsa playoff reduce dall'esploit di Agrigento, ha accettato l'aritmetica salvezza e si ritrova dentro la lotteria degli spareggi promozione, il tutto nonostante un punto di penalizzazione ed una partita da recuperare. Sabato gli Azzurro Stellati ospiteranno la Vibonese al Torre, padrone di casa a caccia del Tris e Vibonese a caccia di punti salvezza. La Paganese reduce da un Magic Moment, basti pensare che nelle ultime 9 partite ha totalizzato 7 vittorie, pareggio e una sola sconfitta. Grassadoglia ha solo l'imbarazzo della scelta, fatta eccezione per Marruocco ed Herrera che stanno svolgendo lavoro differenziato, sono tutti disponibili. Match contro la Vibonese, fischio d'inizio 14:30, sarà diretto dall'arbitro Natilla della sezione di Molfetta. Poi mercoledì allo Iacovone in programma il recupero della 12ª giornata di ritorno, il match tra Taranto e appunto Paganese. Ed è tutto per questa edizione del TG Oggi News, grazie per averci preferito, appuntamento alle prossime. Arrivederci. Vuoi rivedere questo programma? Visita il nostro sito tvoggisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand.